Ciao a tutti ragazzi, sono Ram Deadman e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi nuovo video dove andremo a parlare di una strana connessione tra due personaggi che abbiamo scoperto nel capitolo 1068, ovvero sto parlando di Vegapunk e Stassi, l'agente della CP0 Aegis. Ma prima di iniziare, vi ricordo come al solito di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportarmi e di attivare anche la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sul mondo di One Piece. Inoltre seguitemi anche su tutti i social, i link che trovate qui sotto in descrizione. Allora, ovviamente in questo video ci saranno spoiler del capitolo 1068 che è uscito proprio in queste ore, quindi andremo a parlare, come ho già detto nella premessa del video, di Vegapunk e di una possibile connessione con Stassi, l'agente della CP0, che abbiamo visto proprio qui su Egghead. Nel capitolo 1068, infatti, abbiamo visto il CP0 irrompere ad Egghead, con Kaku che si diverte a scoprire in giro l'isola del futuro, ma cadendo in alcune trappole difensive create da Vegapunk. Infatti, vediamo poi che Stassi, membro della CP0, conosce a memoria tutti i sistemi difensivi di Vegapunk e conosce anche Atlas, uno dei cloni di Vegapunk che viene quasi distrutto poi da Rob Lucci. Infatti, quest'ultimo chiede a Stassi perché sa tutto questo e lei sembra essere nostalgica di Egghead. Capiamo quindi che Stassi in passato ha vissuto per molto tempo sull'isola di Vegapunk, ma non sappiamo se come soggetta di esperimenti o aiutante o addirittura facente parte della famiglia di Vegapunk stesso. Le soluzioni a queste potrebbero essere tante e molteplici. Infatti, penso che Stassi conosce bene anche Bonnie. Infatti, anche la Mangiona ha vissuto per parecchio tempo su Egghead, visto che suo padre, Orso Bartholomew, è sottoposto per tanto tempo ad esperimenti che poi l'hanno reso un cyborg. E inoltre sappiamo poi che Stassi ha un po' le mani in pasta ovunque, tra il sottobosco criminale e le informazioni che derivano da Morgans, come abbiamo visto a Whole Cake Island. E quindi Stassi cosa nasconde? Secondo me l'agente del CP0 Stassi potrebbe rivelarsi molto importante proprio qui ad Egghead. Le teorie potrebbero essere molteplici, dall'essere una vecchia cava di Vegapunk all'essere una sua nipote o addirittura una figlia, oppure, dulcis in fundo, una rivoluzionaria in segreto che passa le informazioni a Dragon. E voi cosa ne pensate quindi su questo misterioso personaggio di Stassi? Secondo voi potrebbe realmente nascondere un bel mistero dietro le sue spalle, ovvero potrebbe essere davvero una rivoluzionaria oppure facente parte in qualche modo della famiglia di Vegapunk? Lo scopriremo secondo me nei prossimi capitoli perché lei conosce molto ma molto bene l'isola di Egghead. Fatemi sapere la vostra nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!